Sono le 16.01, stanno riprendendo un po' le partite per i secondi tempi nei campi di Serie D. Intanto si gioca ancora invece in Eccellenza, gara iniziata alle 15.30, intervallo tra Atletico Mariner Maceratese, questa gara iniziata alle ore 15 con il vantaggio 1-0 della Maceratese. Poi le altre partite sbloccate sono San Giustese Monturano 1-0, a Tolentino Simana 1, Tolentino 0 e il vantaggio del Montegranaro in casa contro l'Alma Juventus Fano per 1-0. Questa è la settimana della mobilità europea, mobilità sicura, mobilità sostenibile. Ne parliamo con l'ingegnere Federico Ferrini di Techfem di Fano. Intanto grazie per essere con noi, ingegnere, e ben trovato a Radio Arancia. Sì, salve a tutti, buonasera, grazie dell'invito. Buon pomeriggio, ci mancherebbe. Allora, intanto la sua azienda, la Techfem di Fano, fortemente legata allo sport, sponsor della società di rugby di Fano, dell'atletica leggera, della storica società di pallavolo, del nuoto, soprattutto poi andate voi a legare il vostro marchio a quello che è l'attività giovanile, e quando si investe nei giovani significa pensare al futuro, ingegnere. Sì, esattamente, proprio così. Noi riteniamo che l'investimento nello sport sia un investimento per la società, per il futuro anche di una città, di un territorio. I giovani hanno bisogno di luoghi sani dove crescere, e abbinare questo modello di crescita allo sport sicuramente a noi fa molto piacere. Il mondo aziendale ha tantissimi punti di contatto con lo sport in termini di obiettivi, in termini di sostegno, di supporto, di squadre, quindi crediamo molto in questi valori e quindi ci piace sostenerli. E poi la vostra azienda è rivolta al futuro, no? Quindi ecco perché c'è questo parallelismo, no? Tra l'attività giovanile di sport e naturalmente quello che è il vostro focus. Si pensa sempre a quello che accadrà tra 20-30 anni nella vostra azienda, perché le vostre iniziative sono soprattutto rivolte là, insomma, a quando faremo i conti con quello che stiamo facendo oggi. Sì. Siamo una società di ingegneria e management attiva nel settore dell'energia, progettiamo, realizziamo infrastrutture, impianti energetici, quindi lavoriamo tradizionalmente col gas naturale, ma sempre di più con le fonti rinnovabili, biometano, sempre più anche guardiamo al futuro, come hai detto, idrogeno verde, cattura della CO2, valorizzazione, eolico offshore, quindi siamo fortemente rivolti al futuro, esattamente. Oh, in questa settimana europea della mobilità purtroppo il maltempo ha un po' caratterizzato le nostre giornate, quindi voi avevate tante iniziative che avete portato a compimento magari in maniera ridotta per la mancanza di poter stare all'esterno, naturalmente di vivere in maniera diversa appunto queste iniziative. Vogliamo ricordare quello che avete fatto, comunque una di queste oltretutto attraverso l'associazione che ricorda Michele Scarponi, ciclista, campione, professionista proprio delle Marche, di Filottrano per esattezza, scomparso per un incidente stradale, quindi per una sicurezza durante i suoi allenamenti, e che naturalmente richiama un po', no, le attenzioni che ci sono soprattutto per chi va nelle due ruote attraverso la sicurezza nella mobilità futura, quindi ecologica. Sì, assolutamente. Questo è il terzo anno che collaboriamo con il Comune di Fano nella Settimana Europea della Mobilità, con delle iniziative nostre proprie che vanno sotto il nome di Techfem Mobility Time. Purtroppo sì, il maltempo non ci ha favorito, però siamo riusciti a fare tutto ciò che era possibile fare al coperto, in particolare, come ha ricordato, il momento di condivisione con le scuole di un documentario sulla sicurezza stradale che si chiama La vita salta, e per trattare questo argomento della mobilità sicura, perché mobilità sostenibile è anche sicurezza negli spazi cittadini, soprattutto dove i giovani purtroppo sono le vittime principali, ahimè, in Italia. Abbiamo voluto appunto incontrare le scuole e parlare con loro di questa tematica, di quanto sia importante muoversi in sicurezza sulle strade, e Marco Scarponi appunto della Fondazione Michele Scarponi era con noi insieme anche a Stefano Guarnieri dalla Toscana per toccare questi argomenti, e poi siamo riusciti ad ospitare anche importanti ospiti da tutta Italia per confrontarci sulle tematiche della Smart City, della mobilità sostenibile, e sono rimaste diciamo appese le attività outdoor come il Bike to Work, il Go to School e purtroppo anche il Techfem Village in piazza Veduti a Fano, che recupereremo però prossimamente per non lasciare nulla appunto in sospeso.
Bike work, questo è un argomento che poi naturalmente andiamo ad approfondire in maniera telegrafica perché i tempi sono stretti, sì, che ci interessa molto, perché voi siete una delle poche aziende, almeno in Italia, dove andate in qualche maniera a sollecitare, no, che i vostri collaboratori, i vostri dipendenti vengano a lavorare in bicicletta, uso un termine molto più diretto, perché naturalmente la struttura della città di Fano lo permette e comunque voi mettete a disposizione poi un'adeguata struttura per far sì che chi venga in bicicletta abbia tutto il supporto necessario. Vogliamo raccontare un po' quello che fa la vostra TechFam proprio per promuovere appunto l'arrivo da casa al luogo di lavoro attraverso la bicicletta? Sì, abbiamo installato una bike station che sostanzialmente è un punto in cui oltre a poter chiaramente parcheggiare le biciclette si possono anche ricaricare le e-bike, ci sono 5 punti di ricarica e un sito dove si può gonfiare la bicicletta, le ruote della bicicletta, ci sono degli attrezzi per poter fare una piccola manutenzione in azienda anche. Abbiamo installato realizzato delle docce, degli spogliatoi proprio per poter consentire a chi arriva in bicicletta anche di potersi rinfrescare e cambiare in caso di necessità. Questi investimenti ci sono valsi anche una certificazione come azienda bike friendly dalla FIAB, un'associazione nazionale che promuove proprio l'uso della bicicletta a favore dell'ambiente. Però non è l'unica iniziativa, abbiamo anche quest'anno realizzato uno studio di fattibilità tecnico-economico di 9 km di piste ciclabili che abbiamo donato al Comune di Fano per diciamo accendere attirare l'attenzione su quei tratti di ciclabili che potranno congiungere in maniera sicura la città di Fano e il quartiere di Bellocchi con la zona industriale, quindi poter consentire ai lavoratori di lasciare a casa l'automobile e venire in bicicletta. E questo ci auguriamo possa essere il futuro, almeno una buona parte per spostarsi da casa al luogo di lavoro. Noi ringraziamo l'ingegner Federico Ferrini della TechFam di Fano, avremo modo magari perché no di approfondire questi argomenti che sono veramente tanti e interessanti anche in altri contenitori informativi di Radio Arancia. Intanto grazie e buona domenica per quello che rimane grazie di questa giornata. Grazie a voi, buona domenica. A presto.